Abbiamo fatto un approccio terribile. Abbiamo fatto veramente un approccio terribile, eravamo bloccati, tesi. Qualche cosa di stanchezza è affiorata, perché comunque è abbastanza evidente in certi giocatori che le gambe un pochino mancavano. Poi si è ricreato lo stesso clima di giovedì, dove la panchina difendeva insieme a quelli dentro. Quelli dentro hanno iniziato a darci, nel momento di difficoltà sul tecnico, a me, mi hanno detto che l'ha andato a tutti, era generale, se l'ho preso io mi scuso con tutti perché non volevo, ho detto semplicemente che Dina si era attaccato al bloccante, però non farò così, onestamente mi dispiace, era tanti anni che lo prendevo uno, è stata una brutta sensazione perché mi sono sentito mettere in difficoltà i ragazzi. Lì hanno reagito, ci siamo compattati ancora di più, l'arbitro mi ha fatto una battuta, mi ha detto state giocando meglio quando hai preso il tecnico. Ho sorriso, poi onestamente forse è vero, abbiamo sprecato un paio di match ball nel regolamentare, qualche tiro libero di troppo, però sappiamo che non tutti danno grandi percentuali, però onestamente subito fallo chi ha preso il rimbalzo, chi ha fatto la recuperata, penso. Quindi niente, sono contento per i ragazzi, veramente hanno fatto una partita importante per 35 minuti, esclusi i primi 10 dove eravamo nervosissimi, forse anche colpa mia perché sicuro non ero serenissimo, però niente, faccio i complimenti di nuovo a loro e faccio i complimenti a Cremona perché onestamente da ottava venire qua, fare la partita fatta con Avellino, fare questa partita qua, poi magari mi direte, leggerò che è stata una partita orribile come si è letto della partita di giovedì, però onestamente i giocatori in campo hanno dato una battaglia notevole e faccio veramente i miei complimenti a loro. Ciao Paolo, senti, avete fatto una gran partita anche questa sera, sono state due partite differenti rispetto a prima con l'altra, che avete iniziato subito a razzo la prima oggi, cioè avete diritto di correre, però questa squadra sta veramente ritrovando piano piano le certezze di qualche mese fa. Ti ringrazio, spero sia così. Si divertono un po' di più, siamo tornati a fare cose che facevamo prima, ci passiamo la palla, ci aiutiamo, difendiamo, facciamo un aiuto vero per provare a recuperare una palla e questo aiuta. Ci sono giocatori in panchina che mi dicono chiama una cosa per lui ed è bellissimo. Onestamente da allenatore girarmi di nuovo, vederli tutti che provavano a dare una carica ai compagni, sulle recuperate esultare fa piacere. Poi la pallacanestro spero torni, perché vi predichiamo il lavoro, però io ho fatto 4 allenamenti da quando, 5 forse da quando siamo qua, perché si è giocato mercoledì scorso con lo Zenit dopo aver fatto allenamento martedì, giovedì era libero, venerdì si è fatto allenamento, sabato era prepartita, lunedì era recupero, sono tornati alle 3 di notte, non hanno fatto niente, martedì, mercoledì siamo partiti, quindi puoi immaginare che il lavoro non abbiamo messo, stiamo provando a con un po' di qualche trucco, qualche cosina, a farli compattare, forse siamo sulla buona strada, non lo so, però giochiamo una finale, quindi penso che ci dia gioia e fiducia, spero. Paolo, dove si mette? Com'è? Due, cioè, Spencer, come si mettono in corso, come si coinvolge? Scusami, Piero, come si mettono? Come si mettono in corso dentro i giocatori in 4 allenamenti e come si coinvolge? Lì si mettono dentro facendo degli allenamenti per me bruttissimi, perché 5 contro 0 per insegnargli i giochi e giocato per insegnargli le regole difensive al rovescio, quindi li si inserisce con pazienza, continuando a parlargli tutte le volte che magari sono lì e prima di pranzo magari gli si fa venire un attimo prima, gli si fa vedere una cosa e tutto, e la seconda, anzi forse prima di questa, gli facciamo fare le cose che sanno fare, perché poi alla fine a Vander non, io ancora non lo conosco, ci ho parlato tanto, mi ha detto mi piacciono delle cose, gli ho detto abbi pazienza, fai quelle che sai fare all'interno di quelle che sappiamo fare noi, così gli altri possono venirti addietro. Addirittura a Nobel uguale, e addirittura lui ci dà una fisicità diversa, quindi gli stiamo chiedendo addirittura di fare molto di più dietro che in attacco, perché poi raccoglie le briciole, e la cosa che mi fa grandissimo piacere di Nobel è che nonostante che in attacco non la tocchi mai, perché i nostri esterni gli piace tenerla,
poi dietro comunque lotta, va a rimbalzo, aiuta, cambia, fa degli scivolamenti, fa delle recuperate, quindi più così, penso, spero, adesso piano piano, e vediamo. Coach, dobbiamo andare, volevo dedicare questa vittoria a Davide Parente e suo babbo. Solo questo, Davide, ti voglio bene. Mi hanno tirato male il primo tempo, onestamente, e poi l'ultimo nel supplementare, perciò non abbiamo trovato dei canestri facili o qualcosa di solito per i nostri giocatori, però voglio dire, sono stati bravi onestamente quelli di Torino a mischiarci un po' le carte con poca lucidità nostra alla fine, perciò voglio dire, merito a loro. Supplementari abbiamo fatto veramente poco. Coach, queste due partite avete spesso un po' quello con transizione, che sicuramente sono le vostre macchine di fabbrica. Sì, beh, onestamente un po' ormai ci conoscono e oggi onestamente siamo partiti anche bene, ma siamo stati un po' mosci tutta la partita, non quell'atletismo che ci ha permesso nell'altra partita di avere delle risposte importanti. Cioè, abbiamo giocato molto a difesa schierata e abbiamo onestamente patito molto. Bravi, ci sono anche gli altri, sono stati bravi. Scusa, Martin è stata una scelta? O... No, Martin quando è uscito il dottore ha detto che era a rischio di infortunio, allora non l'abbiamo rischiato. Dire onestamente non sono per queste cose qua, tranne all'ultima partita di campionato se il giocatore vuole rischiare, ma se il giocatore vuole giocare c'è un rischio di infortunio e c'è ancora una stagione davanti, io preferisco che non si rischi. Buonasera coach, siete alla qualunque stagione in cui dovete ovviamente ancora conoscere le squadre di più o meno prima di arrivare a questa finalette, avete la cosa è andata comunque Beh, sicuramente voglio dire, questo a fare i complimenti perché c'era una bellissima atmosfera, cioè, voglio dire, questo abbiamo fatto una buona partita ieri, oggi una discreta partita. Però tu hai parlato di playoff, quando prima mi salvo, poi dopo parlo di playoff. Sembrerebbe retorico, però ne ho visto tante e non vorrei vederne altre tante. Fabri? Coach, sei d'accordo che forse nella partita di oggi sarebbe bastato semplicemente essere più precisi negli ultimi 3 minuti dalla lunetta per poter vincere nei 40 minuti? Cioè, lo so. Errori un po' da giocatori che di solito non sbagliano i tiri liberi. Lo so, però voglio dire, capita, voglio dire, abbiamo già pagato questo quando abbiamo giocato in casa con Venezia, voglio dire, bisogna arrivare e fare canestro, questo è un aspetto del gioco, i tiri liberi, e bisogna essere più bravi, basta, perciò voglio dire, abbiamo sbagliato noi, non è che gli altri, è colpa nostra, perciò voglio dire, tiro libero come un rimbalzo, come una difesa e tutto, fa parte del gioco, bisogna essere bravi in quei momenti lì. Cosa lascia questa pubblicità? Beh, lascia, voglio dire, lascia che ce la siamo giocata, una partita l'abbiamo vinta, l'altra l'abbiamo persa, siamo contenti, ci lascia un po' l'amaro in bocca, perché onestamente ci sono momenti che ci sono delle occasioni che bisogna saperle prendere. Questa era un'occasione in cui noi potevamo vedere la luce fino in fondo, cioè voglio dire, andare questo. Non ci siamo riusciti perché bisogna dire onestamente che le tre squadre più forti non hanno continuato, perciò voglio dire, adesso probabilmente questa domani vincerà una squadra che non ha mai vinto la Coppa Italia, e questo potrebbe essere anche Cremona, per quello che c'è un po' rammarico
di arrivare. È logico che giocare questa partita e poi sapere che in finale incontravi o Milano o Venezia o D'Avellino era tutta un'altra cosa, però sapendo che non ci sia questa, l'appetito viene, perché dice si è aperta una grossa porta, perciò ci sarà qualcosa, questa coppa rimarrà nella storia di una di queste squadre, volevamo essere anche noi questi. Così fate lo stesso pensiero anche a Brian? Beh, adesso vado a tifare per lui, ci mancherebbe altro, voglio dire, però ieri ci siamo detti speriamo che ci vediamo domenica, io ci vediamo, lui, spero lui da una parte e io dall'altra, però voglio dire, con questo i complimenti a Torino vanno, sono d'obbligo, voglio dire, e basta, posto.